Buonasera e bentornata Emanuela Fanelli, eccoci di nuovo qui a parlare di A Piedi Scarsi. Molti si chiedono se sia un esperimento, una grande innovazione. Insomma, una cosa è certa, che è il primo film girato a Roma, in periferia e con attori romani. Ed è stato importantissimo anche il lavoro sulla lingua, è così? Quello è stato un lavoro enorme, perché il dialetto romano, non praticandolo... Allora ti spiego, io sono romana, non si sente, però sin da bambina avevo questo sogno di fare l'attrice. Sai, proprio sempre un casino, imitazioni, spettacolini con le cugine. E però cosa ho pensato? Ho pensato, se parlo romano io qua non vado da nessuna parte, perché non vedevo attrici o attori romani. E quindi l'ho dimenticato. E per questo sul set con me di A Piedi Scarsi c'era proprio un dialect coach romano che mi insegnava, mi aiutava con alcune parole che magari non ricordavo più. È stato un bel lavoro importante. Allora, io qua a questa scena devo dire mio figlio, che esatto. È? Ermificio. No. Ermifico. Neanche, questo è castigliano, è proprio un'altra lingua. No. Ermifio, è muta. Ah, ok, non si legge la in lunga. No. Quindi è Ermifio. Mettici anche un movimento, perché sai, i romani sono un popolo di cuore, capito? Fanno Ermifio, fammi vedere. Ermifio. Anche di più. Ermifio, Ermifio, decore de Roma, mi fio. Bravissimo. Ok, la fisso così, va bene. Mamma, che se mangiamo oggi? Che se mangiamo? Niente, amore mio. Sta vita di periferia è tanto infame. Mamma, te sei onesta. E parrucchiera rifinita. Non ci famo parlare dietro da nessuno. Parrucchiera a domicilio, eh? Sì, mica al negozio. Tutto a nero. Emanuela, anche dunque la scelta del cast è stata un azzardo. Sì. Una scelta particolare, perché Duilio, spesso al cinema vengono forzati dei personaggi, no? Vengono scelti degli attori famosi e magari gli si fanno interpretare dei ruoli per cui non sono proprio perfetti. Ecco, in A Piedi Scarsi no, non ci sono forzature, ogni personaggio è credibile. Mamma! Mamma mia bella! Ermifio! Ermifio! Emanuela, molto bello l'omaggio che avete fatto ad Albertone. Beh, Albertone nazionale, Albertone nostro. Quanto ci ha fatto ridere Albertone nostro nazionale. Una panchina dipinta di verde stava appoggiata contro il muro della villa. Carla vi si sedette e si prese la testa fra le mani. Si sentiva addosso un malessere quale non aveva mai provato. Albertone è sempre Albertone, eh? Ma poi come fai te? Come hai fatto? Carla vi si sedette, mi hai fatto morire identico. Bello, bello Riccetto, come la mamma sua. Bella te. Oh, te faccio ridere, ma? Vai. Allora, stavo lì da partire, no? Ai case popolari a Torpignattara. E stava rubando scudo del motorino. Mi sento chiamare. A Egle! Ma stavi girato? Sì. Perché da dietro siamo identici. Sì, però io poi mi sono girato e gli ho detto, guarda che so Fabio, so Ermifio. Ermifio, gli hai detto? Certo, io ho detto, niente, gli ho dovuto far vedere i documenti. E ci credo. Te mi hai staccato la faccia, quello è. Sì, lo so, la somiglianza è impressionante con l'attore, quello che interpreta, lo so. Non ti nego che sul set c'era proprio questo tormentone, quasi ci chiedevano spesso, ma è tuo figlio veramente? No, è un collega, tutto il giorno così. Allora? Che mi raccontate? Stiamo scarsi. Mettetevi le scarpe. E non ci avemo. Stanno scarsi, Fabie. Stanno sempre scarsi. Senti, Emanuela, poco fa, prima di iniziare, mi hai accennato a questa idea che ci possa essere un sequel A Piedi Scarsi. Non posso dire. Non... Dai, Emanuela, almeno il titolo, diciamo così. Il titolo, sì. Solo il titolo. È previsto un sequel e il titolo sarà Con una scarpa e una ciabatta. Oh, già dal titolo, Duilio, ti rendi conto che per questa famiglia c'è uno scatto. Qualche miglioria, perché comunque passare dai piedi nudi a mettere da una parte una scarpa, dall'altra una ciabatta, un infradito, quella che, insomma, non so quali saranno scelte. Però comunque sempre nella scomodità, perché comunque la deambulazione così è un po' ostica, è difficile, perché da una parte la scarpa, l'altra ciabatta... Quando vai a camminare, soprattutto la parte dell'infradito, della ciabatta, si vede sempre quella cosa spesso, no, che fai... Perché poi se prendi l'acqua, allora hai visto i classici scivoloni. Però se ce l'hai da un piede solo, allora la scarpa ti sta ferma e ti slitta
Insomma, è tutto un po' scomodo, anche come metafora, ecco. Grazie, Emanuele Fanelli. Ricordiamo A piedi scarsi, Arcinema. Arcinema, molto carino hai fatto. A piedi scarsi, Arci, molto carino. A piedi scarsi.